La denuncia penale non dovrebbe esistere perché chi non usa questo strumento è come se stesse tacendo. In buona sostanza, chi non la usa, detto direttamente, tace, sta zitto o zitta, sta in silenzio. Ebbene, la denuncia penale che cosa è? È un atto che appartiene allo Stato che viene stilato da parte di un agente di polizia o da parte di una persona che lavora nel mondo della giustizia di tipo cartaceo, che dopo che riceve il timbro, la firma viene, diciamo così, trasmesso questo atto, la denuncia penale, a un PM che esamina la questione e lo stesso PM può emettere una ordinanza di custodia cautelare o in carcere o agli arresti domiciliari oppure far sì che venga convocata la persona che si trova sotto eventuale indagine penale. Io lo dico fin d'ora, quella che adesso ascolterai, ascolterete, lo dico sempre nei miei video, è la mia opinione, è il mio personale, diciamo così, pensiero. E dico una cosa molto semplice, che effettivamente la denuncia penale è utilissima, per carità, su questo non ci piove, è uno strumento fondamentale, però effettivamente parlando, come strumento non dovrebbe esistere. Perché? Punto interrogativo, molto semplice, perché ci sono persone che non la usano, che non la sfruttano, che non la utilizzano, eppure, e ripeto, eppure sanno dell'esistenza di questo strumento così importante. Ma come? Ci sono molte donne infatti che rimangono in silenzio, magari ricevono le botte dai mariti o dai compagni per far sì che non vengano portati via eventuali figli e il marito non vada a finire o in cella o da qualche altra parte, ci si sta zitti, si sta in silenzio. Ma anche altri casi in cui la denuncia si sa che esiste, ma non viene fatta, non viene sfruttata perché magari non si ha la voglia, non si ha il bisogno e o non si vuole entrare in beghe diverse, o meglio anomale, o meglio ancora, per così dire, nelle fauci della giustizia italiana, che a volte risulta essere farraginosa, che a volte risulta essere piuttosto lenta, che a volte risulta essere piuttosto, diciamo così, pesante da sentire, da percepire. Eppure l'abbacinante volume di querele ci fa rendere conto del fatto che effettivamente esistono, perché con il termine abbacinante che sto ad indicare, la mole, la gran quantità di querele che ogni giorno vengono fatte, significa che la gente sa che esiste questo strumento, però molte persone, ripeto, molti esseri umani, pur sapendo, pur essendo consapevoli che esiste lo strumento chiamato denuncia penale o querela penale, ecco che si sta zitto, si sta in silenzio per non andare a finire in beghe legali e o in problemi che non possono essere di piacevole gradimento. Invece, così facendo, si fa sì, si fa in modo che non si entrino in beghe legali di dimensioni bibliche, o per meglio dire, di dimensioni colossali, ed ecco che la situazione può essere considerata come situazione di gestibile facilità, non rendendosi conto che in realtà, se una persona sta zitta, sta facendo il gioco del proprio carnefice o della propria carnefice. Questo è il mio parere. Quindi, riassumendo brevemente, se qualcuno mi dovesse chiedere, tu, Leandro, dai importanza a
alla denuncia penale? Ma certo che sì, do un'importanza elevata alla denuncia penale, ma secondo me effettivamente non dovrebbe esistere. Preferirei che gli agenti di polizia vengano a vedere, vengano a controllare le case degli italiani. Il numero per contattare le forze dell'ordine continua ad esistere, perché appena aggiunge una chiamata i poliziotti debbono subito intervenire, e istituirei un numero per far sì che arrivino SMS, quindi messaggi che arrivano chiaramente a tutta Italia, nord, centro, sud e isole comprese. In questo modo secondo me si andrebbe ad arginare il crimine e atti di microcriminalità che potrebbero esserci in questo nostro piccolo stato chiamato Italia. Bene, penso di avervi detto ogni cosa in questo video di oggi. Quindi, è utile la denuncia penale, sì o no? Sì, è utilissima, è fondamentale, è un atto dovuto, ma ricordiamoci però che molte persone non la sfruttano, non la utilizzano perché hanno paura, perché sanno che esiste, ma vogliono stare in silenzio, e fanno il gioco di chi fa qualcosa di brutto, di sbagliato, di anomalo. Invece è importante, lo ripeterò fino alla nausea, sfruttare questo strumento che è di grande importanza. Quindi, alla domanda invece, dovrebbe esistere per te la denuncia penale, caro Leandro? Io rispondo no, non dovrebbe esistere, perché alla fine se non viene utilizzata, che senso ha? Qualcuno potrebbe dirmi, ma non è vero, molti la utilizzano, bravi, bravissimi. Ma chi non la utilizza si dovrebbe fare una domanda e dirsi, perché non la utilizzo? Perché sì, mi portano via i figli, però intanto perché devo vivere a stretto contatto con un marito o con un compagno che mi mena, che mi alza le mani, che mi mette le mani addosso? Beh, tutte domande queste che devono trovare una risposta degna, e ripeto degna. Grazie, il video termina qua, da Leandro Smelli di Roma, al prossimo video.